Buongiorno signori. Dottore, salve. Maresciallo carissimo. Scusa, per fortuna l'ho trovata qui. Parli tranquillamente con me. Per quelle analisi che devo fare? Benissimo, bene, ne avevamo già parlato. Sì. Allora facciamo così. Venga domani mattina a vescica piena, eh? Sì. Vabbè, e dov'è? No, un attimo. Allora, sì, giustamente, se io non le spiego il luogo preciso... Allora, chi mi sto pensando? Ha ragione, c'è prima vescica vuota, 2 km, 3 km, non deve fare molta strada, però vescica vuota. Ha presente Bergamo Alta e Bergamo Bassa, che sono famose, e qua c'è vescica vuota e vescica piena. Vescica vuota, la sferza, un bar, sembra che lui... Quando invece raggiunge a pochi chilometri addietro vescica piena... Taormina uguale. L'apoteosi del bello. Va bene. Non de si scherdando. Va bene, grazie. Anzi, faccio così. Venga con la famiglia. Va bene. Ma sas come venga sto maresciallo. Colleghi. Sì, dimmi. Ce l'hai Google Map? Google Map. C'è manca il telefono. Perché dove, che cosa devi cercare? Metti, come dire, vescica piena. Vescica piena. Vabbè, ma a me non dà nessun risultato. Avanti. Venga, venga. Allora. Allora. Questa è la signora dell'incidente. Proprio morto di sotto mani il verbale, tu sono mani. A prenderla a casa sua siamo andati. Va bene. Questo è il verbale che hanno fatto i nostri colleghi sul luogo dell'incidente. Secondo me vi state accanendo un po' troppo, eh? Secondo me mi deve far leggere. Ci lasci lavorare. Ma. Oh! Allora. Io spero che siano stati precisi e giusti nello noi scrivere. Noi lasciamo precisi, signora. Sì, vabbè, non lo so, adesso vedremo. Però adesso vi racconto i fatti. Mm. L'uomo con cui sono entrata in collisione stava bevendo birra e stava parlando al telefono. Ah, beveva birra e parlava al telefono. Signora, quell'uomo a casa sua può fare quello che vuole. No, tu sei da della villetta, magre tot! Gliel'hai sfondata! 10 anni, signor! Io l'ho corretta, ti vendo pure giudice! Che sta di buon umore! Che cosa? Se non è accanimento questo! Ma ne fai! 10 anni passo solo! Non peggiorare la situazione! Signor. Finalmente, che fine fa? Grande, grande soddisfazione. Che cosa? Al mercato, le bancarelle. Le comprate? Ma io, come vivere con 5 euro al giorno? Fa bene. Mi cambia come la vita. Come vivere adesso. Con 5 euro al giorno? Bellissimo. Deve essere interessante. Bravo, bravo. E quanto hai pagato? 9 euro. Buono. Ti ho dato 10. Si è fatto bene. Ecco. Ci ho cattato pure io. Dov'è? È vicino alla libreria. In fondo sulla sinistra. Muove. L'hanno messa a 14 adesso, fai presto. Cara collega, da quando mio marito mi ha lasciata non riesco più a dormire. Immagino. Ti manca, eh? No, quello si è portato via il letto. Mamma mia, come ti dico. Le prime nozze sul divano. Ma sempre. Maresciallo, prego. Arrivo. Grazie. Devo qualcosa? Chiudo io?
lui, eh. Amore, dimmi. Ascolta, mo mi hanno portato con l'ambulanza, sto qui all'ospedale. In ospedale? E che cosa è successo? Che mi sono fatto male qui alla fronte. Mi devono mettere 5 punti. E Madonna sa, 5 punti? Ma che hai fatto? E sono arrivato velocemente davanti a una porta scorrevole e non si è aperta. Non si è aperta? Scusa, com'è possibile che non si sia aperta? Ma perché non era scorrevole? Tu, fai presto, ti aspetto a casa, fai presto. Ah, ehi, non lo dire a nessuno però. Grazie.